non ha confini l'aria, questa è la nube di inquinamento estesa su tutta la Lombardia. Quanto riguarda l'inquinamento delle nostre città, ci sono infatti il continuamento, tanto che un livello alle stelle di PM10, e quindi in questo caso ancora di più è da consigliare la reazione. In questo momento può sembrare scontato, no? Eppure mai come in questo periodo ci siamo resi conto di come il nostro benessere abbia un valore inestimabile e di come rendere la propria abitazione, un ambiente sano e confortevole, sia estremamente importante e sempre di più lo sarà in futuro, soprattutto quando si parla di aria che respiriamo, di giorno, di notte, ora dopo ora, giorno dopo giorno. Io in particolare sono diventato molto più sensibile all'argomento negli ultimi anni, sarà probabilmente perché sono diventato padre, ma anche da quando sono diventato allergico ai pollini. Già, in effetti non lo ero fino a 4-5 anni fa, ma si dice che sia proprio l'inquinamento, oltre alla genetica, a favorire l'insorgere delle allergie di stagione. Fatto sta che già da un po' sto provando a rimediare, quindi quando Dyson mi ha proposto di provare il nuovo Dyson Pure Cool Cryptomic, ho accettato, anche perché io possiedo già un modello precedente di Pure Cool di Dyson, che acquistai proprio per la mia esigenza di avere un ambiente sano in casa. Dunque, visto che questo nuovo modello ha davvero tante interessanti funzioni, non potevo certo farmi scappare l'occasione. Ma prima di raccontarvi tutto, vi chiedo come sempre un consueto supporto, lasciando un bel like sotto al video e attivando la campanellina delle notifiche, che per me è molto molto importante. Ma tornando a lui, devo ammettere che ho sempre avuto un debole per questo design così particolare, così diverso da quello di un classico ventilatore e così diverso anche da quello di un classico purificatore d'aria. In effetti lui sa racchiudere entrambe le funzioni, rinfresca la stanza quando c'è bisogno, purifica l'aria quando serve e monitora sempre e comunque l'ambiente H24. E lo fa grazie a tre sensori: un laser che misura e rileva le particelle ultrasottili, un sensore separato che rileva la quantità di composti organici volatili come formaldeide, benzene e biossido di azoto, e un terzo sensore che misura l'umidità relativa e la temperatura. Tutti i dati vengono elaborati in un algoritmo progettato da Dyson e mostrati in tempo reale dal display LCD a colori, che consente di avere sempre a colpo d'occhio tutte quelle informazioni che ci servono. Ci sono ben 10 schermate differenti, accessibili tramite il telecomando in dotazione, e a questo proposito vorrei farvi notare, no, la finezza in stile Dyson dell'aggancio magnetico che permette di appoggiarlo qui sopra, e del fatto che lo stesso telecomando sia leggermente curvo, proprio per seguire il design della torretta. Sul telecomando ci sono tutti i tasti che servono ad accenderlo e a gestire ogni sua funzione, come appunto quella del display, che fra le altre cose mostra anche lo stato di utilizzo dei filtri. Il filtro HEPA poi è capace di catturare il 99,95% di particelle inquinanti delle dimensioni di 0,1 micron, inclusi allergeni, batteri, pollini e muffe. Il filtro in carboni attivi invece cattura odori, fumi domestici e gas, inclusi diossido di azoto e benzene. La novità di questo purificatore però è proprio la tecnologia Cryptomic. È dotato infatti di un nuovo filtro in grado di distruggere la formaldeide, e questo è dotato di un rivestimento catalitico che ha la stessa struttura del criptomelano, che è un minerale. I suoi miliardi di tunnel delle dimensioni di un atomo sono perfetti per forma e grandezza per intrappolare e distruggere appunto la formaldeide, scomponendola in piccole quantità di acqua e CO2. Formaldeide che è incolore, ma è un gas potenzialmente nocivo e con elevate proprietà reattive, presenti ad esempio nelle vernici dei muri, ma anche in alcune resine che si utilizzano nei mobili, ed è capace di persistere ad esempio anche dopo un anno che si è imbiancata una parete. Sembra tutto molto complicato a parole e sofisticato, e in effetti lo è, ma il bello però è che tutta questa tecnologia sta all'interno di un oggetto di design che non sfigura, anzi arricchisce l'ambiente, tanto che io lo tengo nella mia zona living, appunto in bella mostra, e non mi devo preoccupare di nulla. Mi siedo sul divano e lo accendo, anche a voce. Ehi Siri, ho molto caldo. Ok. Ehi Siri, spegni Dyson. Un momento. Una volta acceso il Pure Cool, posso scegliere se utilizzarlo come ventilatore,
quando ho caldo e voglio rinfrescare la stanza, oppure solo come purificatore, e in questo caso il flusso d'aria uscirà dal retro per non dare fastidio. Proprio come un ventilatore, lui può anche oscillare a 10 livelli di potenza del flusso d'aria, ha anche un timer di spegnimento automatico, oltre che una funzione automatica che va a variare l'intensità della purificazione in base alla qualità dell'aria presente nella propria abitazione. E qui, per avere un report davvero dettagliato, bisogna fare affidamento all'applicazione Dyson Link, che permette di accedere a tutte le funzioni del PureCool anche da fuori casa, oltre ad avere un report della qualità dell'aria sia in tempo reale che fino a un mese prima, con grafici settimanali estremamente dettagliati per ogni singolo elemento. E ve lo garantisco, è interessante notare come in alcune situazioni, anche banalmente, quando si cucina una bistecca in padella, la qualità dell'aria può peggiorare parecchio, e di come il Dyson è in grado di rilevarlo con precisione. Ma può essere utile anche per avere semplicemente un dato reale sull'escursione della temperatura e dell'umidità all'interno della propria abitazione durante la giornata. L'applicazione poi mostra in tempo reale anche la situazione dell'aria nella città in cui viviamo, no? In modo da avere un'idea di quello che si trova fuori dalle mura di casa e reagire di conseguenza. Volendo, sempre da app, si può anche programmare in quali orari e per quanto l'apparecchio deve purificare ogni giorno. Insomma, controllo totale sia dall'applicazione che vocalmente con supporto a Siri, ma cosa importante, lo si può controllare semplicemente anche dal suo telecomando per chi non ha dimestichezza o voglia di interagire con applicazioni o assistenti vocali. Naturalmente la tecnologia unica e il design vogliono dire anche un prezzo importante, ma per come la vedo io, sul benessere no, non bisognerebbe lesinare. E poi, per esperienza personale, posso dire che i prodotti Dyson sì, sono sempre una garanzia sia a livello di costruzione che durata nel tempo. Ma ovviamente sono come sempre curioso di sentire il vostro parere su questo PureCool di Dyson, e se avete domande, mi raccomando, fatemele pure qui sotto nei commenti e sarò ben lieto di rispondervi. E siccome le cose importanti le ho dette inizio video, ma non posso fare altro che ringraziarvi. Grazie da Manuel Agostini, e noi ci vediamo per un prossimo video, sempre qui sul mio canale YouTube.